So per esperienza che tutte le volte che si tocca questo argomento, le urine scappano via. Finiamo almeno l'episodio. A proposito poi dei morti, anche questo è importante per noi, perché non so fino a che punto quel che dice qui Gesù è entrato nel nostro immaginario, nel nostro modo di concepire i morti. A proposito poi dei morti e della risurrezione, non avete mai letto nella Bibbia l'episodio di Mosè quando vide il cespuglio in fiamme, il rovetto ardente? È fondamentale. È quel momento nel quale Mosè per la prima volta ha un'esperienza diretta personale col Dio di Israele. Quel giorno Dio gli disse, dice la Bibbia, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Io sono presente. Ma quando Dio dice queste parole a Mosè, Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti da 400-500 anni. Dio avrebbe dovuto dire, io sono quel Dio che Abramo, Isacco e Giacobbe riconoscevano quando erano vivi. Io sono sempre io, ma lui no. Lui è morto. Se no, io sono il Dio di Abramo, io sono oggi. Oggi sono il Dio di Abramo, oggi sono il Dio di Isacco, oggi sono il Dio di Giacobbe. Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi in me. E questo, dice Gesù, è già scritto nella vostra Bibbia, che dice ai Sadducei, che la conoscevano bene, ma che non sapevano leggerla, i gero le fette del Sanasso Yosef Kualur. La vostra Bibbia lo afferma fin dalle prime pagine. Il fatto è che davanti a Dio i morti non esistono. Se riuscissimo a capire questo, cambia argotto. I morti davanti a Dio non esistono. Per un motivo semplice, che quelli che noi diciamo morti sono persone passate attraverso la morte, ma che nell'arrivare davanti a Lui sono vive. Sono morte qui, ma non sono morti. E forse è proprio in questa linea che appunto, come più volte è saltato fuori già, però ricordiamo a questo punto, forse è in linea a questa riflessione, a questa parola di Gesù, che i cristiani 1600 anni fa hanno inventato una parola diversa per parlare dei loro morti. Bravo, defunti. Noi li chiamiamo morti perché sono passati attraverso la morte. La relazione nostra con loro è rotta, è definitivamente troncata, ma loro sono pensionati, sono gente messa in pensione che si gode il frutto del lavoro svolto. Giù che vanno per su, il ciappo la paga, posso il lavoro mio, giusto? So che per su sarà essere. Tancio fu, ma comunque è vero o no? Quindi si gode il frutto degli anni che ha lavorato e si gode il poter vivere senza lavorare con un minimo di garanzia di poter affrontare i problemi che arrivano, perché dopo dipende da pensione a pensione. L'idea però è quella. Mi godo il frutto del lavoro che ho svolto. Adesso non lavoro più, sono lì a riposarmi. L'eterno riposo che auguriamo ai nostri morti quando preghiamo è quello, né? È il riposo del settimo giorno di Dio, nel racconto della prima pagina della Bibbia. Voltarsi indietro, contemplare, però che bello, ho soriata a casa, non indovinare. Non ho buttato via la vita, anzi l'ho fatta fruttare. Ottimo. Adesso godo i frutti. Questo è. I morti non esistono, esistono vivi in lui. Sono morti per noi che restiamo qui, finché non diventeremo morti anche noi per gli altri. Ma nel morire entri in lui. Pensarci bene non è poco, eh. Ma noi quando andiamo al cimitero, noi onoriamo il luogo nel quale sono state sepolte le spoglie, il cadavere, i resti umani, mortali dei nostri cari, ma loro non sono mica lì. Ma io ci parlo assieme, fai benissimo, non c'è problema, a livello psicologico, le tombe le fate apposta per ricordarceli, ma per fortuna loro non sono lì. Lì restano. Scheletro, il cadavere, non so, in base a quel che resta, insomma, ecco. Polvere, insomma. L'uomo è qualcosa di più. L'uomo per metà terra e per metà alito divino, spirito divino. Quello ce l'ha dato perché duri per sempre, o no?
Infatti lo dice, Dio è Dio di vivi, non di morti. I morti esistono per noi, ma i morti nel morire nascono. Nel morire nascono. E infatti noi celebriamo i santi, il loro dies natalis, che è il giorno della loro morte sulla terra. Il giorno della nascita. Il loro compleanno li celebriamo. A critica del però, ma sono anche loro, comunque, sono anche loro. Dovresti andare a vedere, Curioso! È vero che Gesù risponde a questa domanda: se non sono disposti a fidarsi della parola di Dio, non crederebbero neanche a un morto che risorge, questo che è il mambroio, l'embriac. Ci sarebbe una domandina, se tutto questo è vero, perché in noi c'è questo istinto feroce di sopravvivere sulla terra? Perché se c'è, è perché ce l'ha messo lui, eh? Perché ci ha messo dentro un istinto così feroce a sopravvivere a tutti i costi? Bravo, Ma perché se no ci suicideremo. perché la difficoltà della vita è così pesante in certi momenti che tutti rinunceremo un giorno o l'altro, invece in questo modo tieni un voto, ci aiuta a resistere.